Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti a questa diretta di Indipendenti alla Carica. Oggi siamo con Edgar Colonnese, che intanto saluto, ed è Buongiorno. qui in veste di direttore editoriale delle edizioni San Gennaro, edizioni che sono un marchio della Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus. La prima domanda, come sempre, Edgar, è: dove è nata, come è nata questa casa editrice? Qual è la sua mission? Che è un termine che oggi si usa molto. Ma la casa editrice San Gennaro nasce nell'ambito di quello che è il rione sanità, quello che sta portando avanti da anni Padre Antonio Loffredo con la Fondazione di Comunità. Nell'ambito di tutti questi anni, ovviamente, sono state create tante cose, secondo me, importanti e belle, non solo secondo me. Mancava la casa editrice, cioè mancava quel meccanismo di poter narrare attraverso la pubblicazione di libri, il contesto che si sta, secondo me, evolvendo e sta rivoluzionando anche, non solo, una modalità di, portare avanti quello che, diciamo, si definisce come economia circolare, cioè la possibilità di poter arricchire, non vorrei essere equivocato, non per un fatto soltanto economico, ma arricchire proprio le persone che trovano, gli abitanti del Rione Sanità, che trovano sempre di più dei punti di riferimento nel loro stesso ambito di situazioni che non avevano ancora colto. Oggi la bellezza è quello che determina anche il poter andare avanti da parte degli abitanti, di potersi confrontare soprattutto con gli altri, ma con se stessi. Quindi questo comporta ovviamente Oggi la bellezza è quello che determina anche Sì, poter infatti andare c'è avanti un da qualche attimo parte un. degli abitanti. Ok, Scusami, c'era un attimo un eco. Ora mi senti? Mi senti? No. Con gli altri, ma con se stessi. Quindi questo comporta ovviamente. Non ho capito se mi senti oppure no. Non si sente più? Non ho capito che succede. Sente adesso? Sì, io ti sento. Ok, chiedo scusa, purtroppo succede anche questo. Adesso ti No, sento, non non c'è ti sento problema. per un po' di tempo. Quindi la casa editrice, cerco di collegarmi a quello che dicevo prima, è Sì. l'elemento ulteriore che serve anche a poter trasmettere questa bellezza anche a chi non è del rione, partendo dalle innumerevoli bellezze che sono declinate nel patrimonio storico-artistico, nella sedimentazione culturale di un quartiere che oggi sta diventando sempre più centrale per la città, per l'effervescenza, per la voglia di migliorarsi. E quindi è giusto che raccogliere la memoria, l'identità attraverso la possibilità di pubblicare libri, credo che era il tassello che mancava. E da qui sono stato poi invitato da Antonio Loffredo a ideare insieme a loro una casa editrice che è appunto Edizioni San Gennaro e che oggi mi vede nel ruolo di direttore editoriale. Sono molto contento, siamo tutti molto soddisfatti. Abbiamo pubblicato ormai 12 titoli in meno di 2 anni e molti altri ne usciranno quest'anno. A proposito di titoli, quindi, come avete scelto di far conoscere e di valorizzare questo territorio attraverso le collane? Ma noi siamo nati essenzialmente con il primo titolo che è stato veramente un titolo fortunato e non so se è stato soltanto fortunato o è proprio l'archetipo di quello che doveva accadere. Noi abbiamo pubblicato le storie di questi ragazzi che avevano
avevano, diciamo, avevano un destino quasi segnato, no? Quello di probabilmente o andare via dalla città oppure prendere delle strade diverse che sono abbastanza negative. Invece questi ragazzi con Paratone e Loffredo hanno creato molto, moltissimo. Il loro, diciamo, esempio è quello della gestione delle catacombe di San Gennaro, le catacombe di Napoli, che con il loro intervento, con la loro organizzazione, ha portato ad avere, fino a prima della pandemia, ben 130.000 visitatori, e questo ha comportato una serie di cose a catena, la creazione di cooperative socialmente utili, di cooperative di volontariato e di strutture, come per esempio vorrei ricordare, tra le tante officine dei talenti che si occupa di manutenzione e restauro dei beni, piuttosto che Apogeo, che è uno studio, nasce come studio di registrazione, ormai sta facendo produzione cinematografica, il loro documentario è andato su Sky, proprio il Sistema Sanità si chiama, questo documentario, docufilm, che appunto è visibile su Sky, e secondo me dà proprio, mette in evidenza l'importanza di come con la creazione di strutture dal basso, un'organizzazione dal basso, si possa riuscire a cambiare i destini di tutti. E in questo caso il libro che ha raccolto, ha curato da Chiara Iocchetti, che è l'autrice, cioè ha raccolto le storie di questi ragazzi. Sono 24 storie bellissime di persone che hanno cambiato la loro vita, come ama dire Padre Antonio Loffredo, con le pietre scartate. Lui è riuscito a fare testate d'angolo e veramente questi ragazzi sono testate d'angolo che hanno consentito poi la creazione di questo mondo fatto di cooperative, di enti del terzo settore, di associazioni che hanno arricchito notevolmente il rione Sanità, l'intera collina dell'arte. Vorrei ricordare che in questo ambito noi abbiamo, oltre alle catacombe, c'è cioè il Museo Nazionale, il MAN, c'è cioè il Museo di Capodimonte, c'è cioè un distretto culturale vero e proprio. Ora, queste storie sono state vendute in ben 12.000 copie, che per una casa editrice che nasce immediatamente, insomma, voglio dire, è una cosa che fa tremare i polsi anche a me che faccio questo lavoro ormai da 35 anni, senza distribuzione, perché abbiamo deciso di avvalerci di librerie fiduciarie ed indipendenti, e quindi questo rapporto con la libreria Ci Sto poi è determinante, perché da editori indipendenti con la pandemia si è rafforzato questa volontà di difenderci, diciamo così, da invece derive da oligopolio che alla fine stritolano la cultura. Perché la stritolano? Perché poi alla fine sono gli editori indipendenti quelli che seminano più degli editori industriali, per così dire, a cui poi gli editori industriali, e questa è una storia vecchia come insomma, è una storia vecchia di anni. Gli editori industriali si ispirano agli editori indipendenti, ma in realtà, come diceva anche il buon Bompiani, sono gli editori artigiani che determinano. In questo contesto, aver raggiunto un obiettivo del genere, grazie al libro di Chiara, che è Vico Esclamativo, Storie dal Rione Sanità, senza distribuzione, avvalendoci soltanto, come dicevo, di una rete di librerie fiduciarie e del nostro sito, ci ha fatto pensare, detto, beh, a questo punto ne abbiamo creato anche l'ebook, c'è un'edizione aggiornata che è uscita qualche settimana fa, e da lì sono nate le edizioni San Gennaro, che come si esprimono? Con una serie di collane molto ben, secondo me, calibrate. Abbiamo I Ponti, che è una collana dove noi proponiamo libri d'arte e cataloghi. E cataloghi d'arte. In questo ambito di recente è stato pubblicato Santa Maria della Sanità, un testo bilingue, in italiano e in inglese, con gli interventi di Bruno Forte, di Cesare De Seta, e un reportage fotografico straordinario di Sergio Siano. Dopodiché, abbiamo, diciamo, fatto in modo di come si dice? Di circondarci di scrittori che avevano la nostra stessa idea, cioè quella di trasferire bellezza attraverso racconti. Da qui nasce la collaborazione quindi con Angelo Petrella, che dirige la collana di narrativa contemporanea Svincoli,
svincoli che sono, diciamo, è un gioco di parole. Ci sono i vincoli, i vicoli e gli svincoli. Noi cerchiamo sempre di svincolare in questo modo e così facendo abbiamo coinvolto tanti scrittori. I primi due titoli che sono usciti sono proprio quello di Pierluigi Lazzano, Amici Perduti, e questo libro, secondo me, molto bello, di ispirazione caravaggesca di Agnese Palumbo, Di sangue e di altre cure, che diciamo si svolge tra il 600 e la contemporaneità, sulle tracce probabilmente di un Caravaggio che c'è all'interno della Basilica del Monacone, quindi la Basilica di Santa Maria della Sanità, ma che non è stato terminato dal pittore, è stato poi terminato da un altro pittore successivamente. Però questa storia, perché pare che ci sia questa, ci sono una serie di elementi che ci fanno pensare che Caravaggio è stato contattato ed è stato contrattualizzato a suo tempo da chi gestiva nel 600 la chiesa, creata proprio da Frannuvolo, tanto per essere chiari, c'è sotto la circoncisione la mano di Caravaggio. E questa è una cosa che poi si determina, insomma, non voglio fare spoiler, è un libro molto interessante dove c'è anche la condizione della donna, c'è questa donna che vorrebbe fare il medico ma non lo può fare, si deve travestire, vabbè, mi fermo qua, se no è spoiler totale. I prossimi titoli invece sono, nei prossimi mesi usciranno i libri di Diana Lama per la collana Svincoli, di Patrizia Rinaldi e di Sara Bilotti. Quindi un 2021 per Svincoli è tutto al femminile, dopodiché nel 2022 sono già previsti Martin Rua ed altri autori. Io cerco di fare sempre meno spoiler e più fatti. L'altra collana che ci sta dando molte soddisfazioni è quella che si chiama Azimut e sono le nostre guide. Quindi noi abbiamo creato una guida storico-artistica per le catacombe di San Gennaro, quella delle catacombe di San Gaudioso e della Basilica, in italiano e in inglese. Che cosa hanno di particolare queste guide? Io le amo definire guide emotive. Chi ha fatto una visita alle catacombe sa perfettamente che le guide, i famosi ragazzi di cui parlavamo prima, ormai laureati ed esperti e che hanno una competenza notevole, ti trasmettono non soltanto la visita guidata, ma ti trasmettono un'emozione, un'emotività, perché ovviamente fanno sempre riferimento a quello che è il loro contesto e ormai orgogliosi di quello che è il loro contesto, cercano di trasmetterlo a chi magari non è della città, non è di Napoli. E questo noi l'abbiamo voluto fortemente riportare nelle guide. Quindi sono quelle che io definisco guide emotive, non le solite guide turistiche. Di recente abbiamo pubblicato Se un giorno il silenzio, che è invece un libro curato da Ileana Bonadies, con la fondazione BLAB e la fondazione Premio Napoli, dove vengono raccolte, diciamo, vengono raccolti dei racconti ispirati a queste stupende fotografie raccolte durante il primo lockdown a Napoli da Cesare Abate, e le fotografie sono commentate, diciamo così, tra virgolette, ispirano, per meglio dire, dei brevi racconti di Alessio Arena, Franco Arminio, Mimmo Borrelli, Antonella Cilento, Amalia De Simone, Alessio Forgione, Eugenio Lucrezi, Lorenzo Marone, Donatella Trotta e Massimiliano Virgilio. Non ne devo dimenticare mai uno, perché sono stati di una disponibilità totale e hanno declinato nelle varie modalità quella solitudine che è solo un aspetto. Che si è determinato, anche quell'angoscia, quella paura che si è determinata in quei mesi, trattandoli in una maniera leggera, con ironia o con introspezione. In tutto ciò poi abbiamo la prefazione di Maura Gangitano e Andrea Colamedici, che ovviamente ci mettono del loro nell'allestimento di un libro che secondo me è un libro molto importante. Ovviamente c'è anche un risvolto benefico, perché poi le copie vendute e i ricavi vanno alla Lega Filodoro e a Teleton, quindi c'è tutto un percorso che abbiamo creato e che ci ha portato a pubblicare questo libro, che per la prima volta vede la collaborazione fra la Fondazione San Gennaro, la Fondazione Premio Napoli e Blab. Insomma, è una bella iniziativa e tante ancora ne abbiamo. Tra un po', veramente a breve, usciremo con il catalogo di Iago,
il famoso scultore che ormai risiede alla Sanità, che recentemente è stato criticato, ma sempre perché questa città ormai è una città che conosciamo, quindi ci sono le cose che anche quando lui ha creato la scultura che poi è stata posizionata a Piazza del Plebiscito, Lockdown, guarda in basso, ci sono sempre, diciamo, i pro e i contro, ma questo fa parte di una città composta e complicata come la nostra. Beh, questo catalogo avrà gli interventi di Marta Ragozzino, la soprintendente regionale dei beni culturali, della storica Maria Teresa Benedetti e di Sylvain Bellinger, ed è coordinato e curato da Tommaso Zino. Quindi anche qui abbiamo cercato di dare, diciamo, di poter trasmettere un altro aspetto importante, cioè quello che nella sanità si può creare, si possono creare modelli positivi. Avere uno scultore che risiede nella sanità e che vive a contatto con gli abitanti, con i giovani, chissà, noi siamo convinti che porterà tanti vantaggi, soprattutto nella crescita delle persone che abitano la nostra municipalità. E questo vale per tutte le cose che facciamo. L'altra cosa, e concludo, l'altra collana che verrà diciamo battezzata fra poche settimane è Attrezzi. Cosa sono gli attrezzi? Sono gli strumenti che possono essere di natura bibliografica o più tecnica. È una collana diretta dal professor Francesco Izzo dell'Università Van Vitelli e che raccoglie nei primi tre titoli, che poi sono, diciamo, indivisibili, quindi sarà un cofanetto per un totale di quasi 500 pagine. Raccoglie gli atti di un convegno importante che si è tenuto pochi mesi prima della pandemia, e cioè a novembre del 2019, Cultura e Sociale Muovono il Sud, un convegno in cui si faceva il punto sul terzo settore, sull'importanza del terzo settore e soprattutto che nasceva come convegno per un importante anniversario, i 10 anni delle catacombe di Napoli, i 10 anni del modello catacombe di Napoli, che è un modello ormai studiato soprattutto anche all'estero e che ha tra, diciamo, l'attore principale di questa rivoluzione è proprio la cooperativa La Paranza creata da Padre Antonio. Una domanda che è sulla un po' adesso dei libri. Com'è cambiato, visto che ci hai parlato molto, no, del quartiere, di questo posto in cui scrivete anche sul sito, avete scelto di vivere e che raccontate? Com'è cambiato negli anni questo quartiere? Oggi com'è? Ma guarda, io rispetto agli altri sono arrivato veramente ultimo, però è un quartiere che frequentavo nella mia gioventù, perché non è che frequentavo il quartiere in sé, è che nel quartiere c'erano delle attrazioni all'epoca, sto parlando degli anni 80-90, c'era un locale che si chiamava KGB, quindi io comunque, diciamo, lo conosco. Ora, cosa è cambiato? Vengo alla tua domanda. È cambiata come si sentiva e come si sente oggi il quartiere. Prima era un quartiere che respingeva, di cui avevi timore o quantomeno ti creava un minimo di insicurezza. Ormai è sotto gli occhi di tutti che è un quartiere in piena rinascita, dove ci sono tante tentazioni positive, che è fatta dagli artigiani, è fatta dal settore del food, ma soprattutto è fatta da chiese e beni, palazzi che sono importantissimi per la nostra storia, sono importantissimi per poter tramandare anche agli altri l'importanza di un quartiere che è sempre stato ai margini. Era, diciamo, consentitemi la parola, era la periferia della città. Oggi io credo che invece il Rione Sanità è andato ben oltre e forse è diventato il centro della città, da qui anche un notevole interesse da un punto di vista cinematografico, l'ambientare racconti, l'ambientare fiction e tutta una serie di cose che abbiamo visto proprio di recente. Ed è, secondo me, proprio il meccanismo più importante per poter trasmettere rispetto al passato, rispetto a noi che conoscevamo il prima e il dopo. Come
Il destino non è mai segnato, il destino si può cambiare. E io credo che l'esperienza che sto facendo nell'ambito dell'Unione Sanità, trasmessomi dal confronto continuo con tutte le persone che conosco, con i collaboratori della casa editrice, con i ragazzi della Paranza, che ragazzi non sono, ormai si dice ragazzi, ma sono uomini e donne, porta proprio a questo, all'orgoglio identitario che nasce e che ti fa andare avanti con molta positività, anche in un momento così, diciamo, difficile. Ovviamente le catacombe sono chiuse, come sono chiusi tutti i musei, quindi è chiaro che è un momento difficile. Però io credo che è il momento difficile che si può superare grazie a tutto ciò che si è sedimentato. E quindi la più grande energia, la reazione ce le danno proprio queste persone, questi ragazzi che hanno determinato una rivoluzione in se stessi e come tale la restituiscono anche a noi. Quindi secondo te è questo che può effettivamente funzionare per far conoscere la nostra città com'è e non come spesso la vogliono far passare, sia a noi cittadini, perché non è soltanto un'idea che secondo me hanno fuori, sono molto spesso anche gli stessi cittadini ad avere un'idea un po' distorta della stessa città, sia appunto al di fuori di Napoli. Guarda, qua il terreno su cui muoverci è abbastanza complicato. Io credo che la cosa importante di tutto ciò, che almeno io personalmente penso questo, che noi dovremmo evitare il pregiudizio, perché è quello che determina poi tutta una serie di problemi. Pregiudizio, il non conoscere o il non voler conoscere l'altro e non volerlo riconoscere. Sono dei meccanismi che portano a delle derive, è inutile qui che ne parliamo, abbastanza però importanti, no? Portano al razzismo, ora non c'entra niente con quello che stiamo dicendo, però sono quei meccanismi che ti portano a non tollerare l'altro oppure semplicemente a rifiutarlo. Ecco, senza il pregiudizio tutto questo potrebbe non avvenire, no? Ovviamente. E noi cosa dimostriamo? Dimostriamo che e la collana Svincoli in particolare poi ricade, anche se tu vuoi parlare del quartiere, io mi ricollego alle collane, perché la collana Svincoli nasce proprio per capovolgere la lettura che, secondo me, assolutamente errata, che si fa spesso di noi tutti. Mi spiego meglio. Le case editrici grandi, quelle, le major, allocate oltre Roma, parlano molto della nostra città, con tanti titoli che escono, e ne danno sempre, o quasi sempre, una visione parziale, parziale anche secondo me molto non corrispondente alla realtà. Allora, quando è nata questa chiacchierata attorno a un caffè con me, io, Padre Antonio e Angelo Petrella, noi abbiamo proprio sancito questo principio: facciamo in modo che cominciamo a narrarci da soli, narriamoci noi e non facciamoci narrare dagli altri. Ora, questo meccanismo che è legato indissolubilmente a quello che ho detto prima, cioè la narrazione del Sud, per esempio, per essere ancora più ampi, che è una narrazione sbagliata perché proviene da chi il Sud non lo conosce o lo vuole far, diciamo, cristallizzare in quella visione anche un po' pittoresca. Mi si passi il termine. E quindi una risposta immediata che noi diamo attraverso cosa? Attraverso due meccanismi ulteriori. Il fare in modo che gli scrittori napoletani e non possano riappropriarsi di questo territorio della collina dell'arte e restituirne le loro sensazioni, da una parte. Dall'altro, attraverso questi racconti, arrivare anche a stimolare i racconti degli abitanti della collina dell'arte, del Rione Sanità. Stimolare cosa? Stimolare i loro ricordi, la loro memoria e quindi tenere viva quella che è la cultura di un territorio che si è sedimentato nel corso dei secoli e che non aspetta altro di poter essere rinarrata e ascoltata magari per la prima volta. Ed è quello che noi in maniera molto ambiziosa cerchiamo di fare con le edizioni San Gennaro.
c'è un attimo una domanda, come si chiama il libro del medico donna? Credo che intendesse sì. Sì, di sangue e di altre cure, di Agnese Palumbo. E poi giusto un commento, dopo anni e decenni di bla bla, finalmente può fare. Proviamo. Che qui ci sarebbe da aprire un discorso che però esulerebbe poi dai No, a libri. me Quindi. non è mai piaciuto il fumo. A Napoli si dice fumo Camanuella, no? Che è un'espressione secondo me importante. E forse Alba, penso che si chiamasse Alba, non ho Sì, visto Alba, Alba. quindi punta proprio, c'entra un punto importante che secondo me adesso, diciamo dopo, siamo ancora in piena pandemia, però noi abbiamo un'opportunità da questa pandemia, bisogna dircelo, cioè io credo molto nell'opportunità determinata dalla pandemia, che è anche magari l'opportunità di lasciare dietro dei meccanismi che oggi non sono più attuali, no? Ne parla Baricco di recente, cioè il novecentismo bisogna lasciarselo alle spalle e probabilmente noi abbiamo tutti gli strumenti per superare, riadattarci, eccetera. E in questo momento, quindi, tornando al discorso di prima, non è proprio più il caso di fare fumo. Quindi, meglio non fare poco, fare meno, ma fare, che dire di fare e poi non si fa nulla, perché ormai è cambiato proprio, sta cambiando il paradigma. Io non so in quanti sono consapevoli di questo. Assolutamente. E un'altra domanda invece, con ovviamente lavorate appunto con le associazioni, con i ragazzi, ci sono progetti o ci saranno progetti anche con le scuole? Allora, noi con le scuole già collabora, a parte l'edizione di San Gennaro, c'è cioè una collaborazione fattiva, noi apparteniamo a una rete praticamente, no? Di vari gruppi, i cosiddetti centri educativi che nella sanità propongono tantissime cose per i bambini, oppure per essere ancora più chiari, visto che sono sotto gli occhi di tutti, hanno partecipato di recente a un contest. La stessa Sanità Ensemble, piuttosto c'è cioè l'Orchestra Giovanile della Sanità, è chiaro che c'è una continua cura dei bambini da parte dell'intera rete legata alla fondazione. Noi come Edizioni San Gennaro abbiamo fatto degli esperimenti nelle scuole, in particolare con il libro di Chiara Vico Esclamativo, che è stato anche riletto, riscritto. Da un punto di vista, diciamo, c'è un'esperienza al Vittorio Emanuele, che è un istituto di fuorigotta, l'IS Vittorio Emanuele, dove addirittura hanno fatto un video ispirandosi alle storie di Vico Esclamativo. Vico Esclamativo l'abbiamo portato nelle scuole elementari. Insomma, è un libro che ci ha fatto comprendere come i ragazzini, i bambini, non devono essere per forza di cose. Non bisogna credere che non possono leggere alcuni racconti che possono essere anche in linea teorica inadatti alla loro età, non è vero, soprattutto in bambini che quei contesti li hanno vissuti. E secondo me un libro del genere diventa molto più importante di altri tipi di libri. E l'esperienza che abbiamo fatto con Chiara e con Vico Esclamativo è stata da questo punto di vista fondamentale, ci ha fatto an capire ancora di più l'importanza intergenerazionale per una casa editrice del genere per offrire un valore aggiunto agli abitanti del rione. Hai detto prima che vi, diciamo, non avete una distribuzione e quindi vi affidate a delle librerie fiduciarie. Qual è la risposta, appunto, non napoletana, ma fuori Napoli, delle librerie, dei lettori, oltre che ovviamente i numeri che ci hai detto prima di questo libro, che sono stati comunque importanti? Allora, è chiaro che io provengo da. Conosco questo settore da anni perché ci sono nato, quindi capisco perfettamente anche il non entusiasmarsi, che è una cosa che purtroppo mi porto dietro. Io non mi entusiasmo, però, perché bisogna essere sempre persone con i piedi per terra, soprattutto in ambiti e in territori come questo. Il territorio dell'editoria è un terreno viscido, e ne sappiamo, noi stiamo parlando, diciamo, in termini positivi, ma io so di parecchi colleghi in difficoltà, di case editrici che chiudono, di librerie, insomma, anche qui facciamo i fatti, non è che facciamo fumo, Certo, sappiamo perfettamente che la cosa è assolutamente. complicata.
È proprio per questo che noi abbiamo fatto poi delle scelte che sono quelle di evitare l'intermediazione della distribuzione. E questo è il punto, no? Tu lo puoi evitare, però dici, vabbè, ma tu la eviti, però poi non sei presente nelle librerie. E allora a questo punto si torna a quello che una volta era il claim di un illustre editore, e non solo, sto parlando di Pietro Gobetti, che diceva mille e non più di mille. Allora, noi ne abbiamo avuti 12.000 con Vico Esclamativo, ma secondo me il meccanismo 1.000 e non più di 1.000 è ancora attuale, perché meglio 1.000 lettori buoni che è raggiungibili che invece avere diciamo, delle velleità, perché diventano velleità. Ora, da questo punto di vista, il non avere l'intermediazione distributiva cosa comporta? Comporta che bisogna innanzitutto creare una rete di librerie fiduciarie, come dicevo prima. Lavorare molto con il sito, cosa che stiamo facendo, e i risultati sono ovviamente l'implementazione continua di librerie che ci chiedono le nostre edizioni, ed è quello che sta avvenendo. È chiaro che noi abbiamo in questo momento, e del resto è normale, sono 2 anni che insomma cerchiamo di. Il grosso lo riusciamo a fare in Campania. Per diciamo da Roma in su, oltre alle librerie fiduciarie, c'è anche un accordo con 28 librerie Feltrinelli, e quindi questo ci dà un ulteriore respiro a poter promuovere i nostri volumi. Ma ovviamente tutto questo sempre in maniera molto pagata, passo dopo passo, diceva qualcuno. Secondo me, il passo dopo passo è essenziale oggi più di Quindi sì, una crescita insomma continua senza... costante e continua. Esatto. Con delle problematiche, perché poi a un Beh, certo punto chiaro, la pandemia ha ma le hanno dato un momento fatto anche tutti. di, ovviamente, di forte Infatti, in questo complessità. periodo della pandemia, com'è stato per le edizioni? Ma io devo dire che come tutti gli editori abbiamo venduto un po' di più durante la pandemia, o quantomeno in maniera costante. Perché? Perché ovviamente, almeno nella prima fase era così. Poi oggi, che nonostante tutti i problemi, finalmente le librerie possono stare aperte, quindi con tutte le difficoltà, io ribadisco sempre lo stesso concetto, è chiaro che ci sono delle difficoltà. Devo dire che si sta implementando molto la vendita sul sito, ovviamente, ma è anche giusto, ormai è anche la cosa più immediata, quello di poter ricevere a casa il libro. E poi ci sono tutta una serie di esperienze di cui io ci sto, ovviamente, una delle realtà più importanti. Mi riferisco a queste piattaforme che ormai riescono a collegare cliente e libreria, piattaforme, diciamo, create da editori e librai indipendenti. I libri da sport, ce ne sono book dealer, insomma, quando dico la pandemia è un'opportunità, intendo proprio questo, cioè magari qualche anno fa ci volevano 10 anni per cominciare a ipotizzare una cosa del genere, o comunque si diceva, vabbè, ma io voglio pensare a me, che questo è un altro dei problemi, no? Il problema di non fare rete e di pensare che fare un passo in avanti equivale a farne 6 insieme invece del mezzo passettino, insomma, è una vecchia storia. E io in questo mi sento anche anziano ormai. Sì, è vero, ha accelerato un po' tutto, ecco, la pandemia da questo punto di vista, perché tutte le case editrici e le librerie parlano di reinventarsi quando in realtà i mezzi esistevano già, ma probabilmente non erano stati presi in considerazione semplicemente. Quindi è vero, questa cosa della rete è un problema abbastanza grande. Ho visto la nascita di qualcosa anche in Campania, però ecco, c'è sempre la tendenza, o comunque la paura di rimanere, diciamo, indietro, meglio che fare rete, poi significa che l'altro va avanti, tu magari rimani indietro, comunque non raggiungi i risultati sperati. Quindi, insomma, c'è sempre questa tendenza a far da sé, a guardare il Farsi proprio. anche del male, diciamolo chiaramente, perché alla fine Certo, questo. assolutamente. Allora, ci ho parlato tantissimo quindi della casa editrice, dei progetti. E che chiederti delle speranze, se ci sono obiettivi, ecco, un po' più
grandi, sempre rimanendo con i piedi per terra, come ripetuto più volte. Ma gli obiettivi già li ho declinati, perché comunque Certo. declinare le collane, declinarne anche il Un po' la. perché sono, di cosa ci occupiamo, di cosa vogliamo fare. Io penso che ho anche determinato quelli che sono gli obiettivi, che ci siamo prefissi. Credo che l'obiettivo principale, innanzitutto, è poter continuare ad essere uno strumento per diffondere bellezza e conoscenza al servizio della Fondazione San Gennaro in primis, ma soprattutto per gli abitanti del Rione Sanità, della Collina dell'Arte, mi piace molto questo termine, che è oggetto di meccanismi rivoluzionari non solo interiori, ma anche di progetti concreti che si realizzeranno a breve. Al di là della casa editrice, sto parlando di cose veramente importanti, e tutto questo declinato poi all'esterno, e cioè alle persone che non abitano in città, stranieri che vivono all'estero, italiani che avevano una cattiva, non un corretto, diciamo un pregiudizio sulla città, attraverso le nostre attività possano avvicinarsi alla bellezza, che poi è quella la cosa bella, il motore del mondo è la bellezza. Io credo che questo, in questo la casa editrice può dire la sua, insomma. Per quanto riguarda i libri, sono ecco, libri commissionati, sono libri che progetti forse che arrivano a voi, come vi muovete? Perché appunto sono abbastanza particolari alcuni, non è solo la narrativa. No, noi funzioniamo come una casa editrice vera e propria, cioè abbiamo la collana di narrative, su quello Certo. non devo dire nulla, cioè, si discute, c'è il curatore che è Angelo Petrella, ci si confronta e si pubblicano chi riteniamo di pubblicare. Per Perfetto. la collana I Ponti ci si riunisce in questo caso con Padre Antonio e con altri. Si definisce cosa vogliamo valorizzare, si coinvolgono, e quindi in questo caso faccio l'esempio del libro che vedete alle mie spalle, questo nero, c'è cioè Santa Maria della Sanità, si coinvolgono in questo caso Cesare De Seta, Bruno Forte, Sergio Siano con le sue splendide fotografie, e si valorizza la storia, non solo la storia e la bellezza storico-artistica della Basilica di Santa Maria della Sanità. Un altro libro poteva essere, che abbiamo pubblicato è il portale battenti di Palazzo Diomede Carafa, il cosiddetto Palazzo Cacape Cavallo, che sta a via San Biagio dei Librai, che è stato proprio restaurato, tra l'altro, da Coop for Art, tutta una rete sempre di cooperative nostre del Rione. E in quel caso là si valorizza cosa? Si valorizza un bene, quindi non sono i libri a pagamento, per essere chiari. No, ma non intendevo a Sono pagamento in questo senso, commissionati nel progetti, senso che c'è una decisione presa da voi poi. non c'è mai una commissione esterna, c'è un confronto interno Sì, che certo. porta a coinvolgere l'esterno. Questa è la cosa bella. Questo Quando dico si parte intendevo, commissionati in questo senso, cioè che voi no, perché sono decidete un delle po' derive cosa. un po' strane sulle case editrici, quindi è meglio No, chiarire. ma non siamo per le case editrici a pagamento, quindi ovviamente non era proprio questa l'intenzione. È un altro tema, anche questo qua è abbastanza Continuamente importante. dibattuto, continuamente presente, perché è molto presente ancora l'editoria a pagamento, ne leggo tantissime di persone che insomma fanno domande, però alla fine ci cascano ugualmente. È la struttura del settore, come ce ne sono Sì. in tanti altri settori. No, invece, magari tornando alle guide, che era una cosa interessante, ne ho Sì. citate due: la guida alle catacombe di San Gennaro e la guida alla Basilica Santa Maria della Sanità e delle catacombe di San Gaudioso, che sono al di sotto della chiesa. Noi lì abbiamo dovuto interromperlo, per esempio. C'era un progetto editoriale ampio, non è che si è interrotto definitivamente, si è interrotto per la pandemia. Allora, lì sono previsti addirittura la guida agli altri, come dire,
Nella sanità non ci sono soltanto le catacombe di San Gennaro, non c'è soltanto la catacomba di San Gadioso, ci sono gli ipogei greco-romani, c'è il cimitero delle Fontanelle, ci sta questa arte di strada, la street art che sta prendendo sempre più piede, no? L'ultimo è stato proprio un murale con Totò e Peppino, penso che te lo ricordi. E quindi abbiamo l'inserimento di artisti italiani e anche stranieri, tipo insomma, ce ne sono tanti, ma quello che volevo dire è che noi stiamo prevedendo di fare tante guide sulla sanità. E anche questo, per esempio, il fatto perché ne sto parlando? Perché la pandemia questa cosa l'ha bloccata, è Certo. evidente, no? È evidente. Quindi io mi auguro veramente di poter che ci superiamo tutti quanti questo momento e che ci facciamo forza per ripartire anche più velocemente. Perché un'altra delle problematiche che abbiamo, ne parlavo prima, tra il secolo scorso e oggi è la velocità, perché certi meccanismi statici non sono proprio più non sono proprio più accettabili, ma non perché no, non è consentito, non è consentita la staticità e il mantenere le posizioni. Bisogna sempre confrontarsi con delle varianti che ci possono essere continuamente. Mi spiace fare il gioco di parole con le varianti della pandemia, ma effettivamente noi dobbiamo purtroppo strutturarci in una maniera tale che dovremmo sempre modificarci e cambiare ed andare velocemente anche a impattare su certe cose che per noi erano cristallizzate, ferme. No, insomma, il mettersi in discussione nel terzo millennio Certo. sarà molto importante. Questo volevo dire. L'ultima domanda invece, di solito quando parlo appunto con gli editori indipendenti esce sempre il discorso delle fiere, quindi dell'importanza delle fiere. Voi siete nati da poco, quindi avete già partecipato a delle fiere? Credi anche tu ovviamente che siano fondamentali per i Allora, tuoi lettori, per i vostri lettori? noi non abbiamo avuto il tempo di partecipare alle fiere, perché siamo nati proprio a cavallo tra la fe e la pandemia. Però voglio dire, per esempio, ovviamente adeguandoci a quello che oggi è il significato di fiera, partecipiamo alla Fiera delle Donne, che si tiene con sistemi online, ovviamente, in remoto, la Fiera delle Donne di Roma. E il 25 maggio presenteremo proprio Di sangue e di altre cure di Agnese Palumbo insieme a Margherita Macri. Quindi, voglio dire, è per noi è la prima partecipazione. Certo, per me che sono abituato alle Esatto. fiere in presenza, avendone fatte nel mio passato fin dalla prima del Salone del Libro di Torino, piuttosto che tutte le edizioni di Galassia Gutenberg, oppure la Fiera di Roma, che insomma mi ha visto partecipare fin dalla mia edizione. Per me è un po' difficile, però ovviamente mi sto adeguando, lo dicevo prima, se non ti adegui e trovi. E quindi credo che stiamo valutando di partecipare al Salone del Libro di Napoli, ma ovviamente è sempre un po' complicato poterlo decidere prima, questo è il punto, cioè Ormai non fai sai fino alla programmi. fine. Non sai fino alla fine se sarà in presenza, Certo, se sarà in assolutamente. remoto, insomma. Però sull'importanza delle fiere, io ho sempre avuto un'idea che sono importanti. Il problema è che il modello di fiera andava all'epoca, almeno quando ci fu la diatriba, fiera sì, fiera no, servono le fiere. Sto parlando della fine degli anni 90 e dei primi del 2000. Il problema del modello di fiera. Probabilmente oggi, e la Fiera delle Donne di Roma, per esempio, è un esempio, ma ce ne sono tanti, anche il rinnovato Salone del Libro di Torino. Cioè, c'era da cambiare il modello di fiera, perché per un momento poi c'è stata una crisi totale, neanche il modello che esisteva non portava a nulla se non una vetrina, ma dove si parlava dei soliti, si guardavano i soliti, un po' come nelle librerie. No, insomma, quelle dei marchi, no? I libri sono tutti quanti uguali, non si trovano neppure, devi andare a scavare, eccetera. Ora, quindi il rivedere il modello di fiera, e molti ci sono arrivati, questo è importante, è stato anche questo dettato in parte dalla pandemia, però era fondamentale ritrovare un modello diverso. Chissà, io sto aspettando con ansia
una nuova fiera in presenza dopo l'esperienza di questo momento bruttissimo della pandemia, e magari scopriremo che le fiere funzionano di nuovo in maniera importante e significativa sia per gli editori che per i lettori, Per i ovviamente. lettori, assolutamente. La fiera in presenza credo che l'aspettiamo veramente tutti, perché era, credo, veramente un momento, secondo me, importante, interessante, divertente e stancante, quindi un po' tutto insieme. E quindi ci auguriamo che Napoli riesca a giugno a portare avanti questa fiera in piazza. Assolutamente. E anche lì sarà interessante vedere poi come è organizzata, perché all'aperto comunque la logistica non credo che sarà facile in una piazza, però insomma ce lo auguriamo e speriamo bene. Allora, io non vedo domande, però le persone ti stanno ascoltando e quindi già questo è un grande risultato ed è molto importante. Io ti ringrazio tantissimo per averci parlato di tutto, della casa editrice, ma soprattutto di questi valori che volete portare avanti. Quindi ti ringrazio e spero appunto di organizzare al più presto qualcosa, come ci siamo in realtà già detti dietro le quinte. Quindi speriamo insomma a breve di organizzare questa presentazione e di tornare in presenza, perché è tutta un'altra cosa e lo sappiamo, non, è inutile mentire, sappiamo che è tutto, ha tutto un altro valore. Assolutamente. Grazie mille, grazie ancora. Grazie a te, grazie, ci sto. Un saluto ad Alberto Dalla Sala e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti. Spero che, insomma, di non averli annoiati. Grazie ancora. No, sicuramente no. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.